Bene, buon pomeriggio. Siamo al penultimo incontro del corso. Sono veramente contento che abbia accettato il nostro invito, Giorgio Crovato, che mi ha appena consegnato, lui dice non facciamolo vedere per pubblicità, invece no, facciamo vedere un libro. Questa sera sentiremo qualcosa proprio su questi personaggi così importanti per la storia della città, un libro intitolato Costantino Reyer e Pietro Gallo, le origini degli sport moderni a Venezia. È un argomento che così quando ci troviamo tra 3 e 4 per pensare, provare a dire qualcosa di originale, di non già detto, insomma, abbiamo cominciato, ma perché non si fa qualcosa anche sullo sport, sul tempo libero? Perché questo non è un argomento come talvolta magari degli studiosi supercigliosi pensano non degno della considerazione degli storici. Anzi, oggi c'è tutto un amplissimo filone di ricerca che insomma nasce già così con la storia sociale inglese negli anni 70-80 del secolo scorso, dedicato proprio a questi argomenti, che sono di primaria importanza nel modo in cui per comprendere come una società si organizza, quali sono anche i valori attraverso lo sport vengono veicolati nel bene e nel male, no? Perché sappiamo che il tempo, lo sport è un'attività ludica per eccellenza, termine è quello lì, però sappiamo anche come lo sport è stato utilizzato ideologicamente, programmaticamente dagli stati nel corso del Novecento, non da questi miti organizzatori, diciamo così, delle attività ottocentesche, ma invece dai dittatori ottocenteschi lo sport è stato tutto sommato un momento di fortissima identificazione, no? Della patria, dello Stato, del partito, del regime, di quanto abbiamo tutti, mi sembra, una certa età, non soltanto per aver letto dei libri in cui queste cose sono note, ma per ricordare, a me viene solo in mente, la Germania Est, no? Che vinceva 60 medaglie alle Olimpiadi, o invece per rimanere alla storia, un po' più quella che non possiamo ricordarci di prima persona, il modo in cui Mussolini utilizzò i mondiali di calcio per celebrare la gloria quasi ormai alla vigilia delle teorie della razza, ecco. Dico apposta questo perché è vero che la storia non ripete mai né i fasti né i nefasti, però è bene ricordare anche questa cosa qui. Allora, c'è un momento in cui questa faticosa costruzione della città, no? Abbiamo già detto negli altri incontri, tra usi e quasi la catena di una certa memoria storica che sta nelle pietre, nell'ambiente, nei cognomi, i sindaci nobili, no? Della città, eccetera, eccetera, cerca di, con quella sorta di bipolarità che abbiamo sottolineato, di guardare al moderno, no? Al nuovo che emerge così. E allora le cose di cui sentiamo stasera valgono più su questo secondo versante, anche se c'è poi probabilmente anche qui una rammemorazione di quella che era stata la città e dei suoi spazi, ma questo è certamente giocato su questo aspetto, diciamolo con tante virgolette, della modernizzazione della città. Abbiamo già detto, così segno solo alcune indicazioni, perché con Giorgio lo notavamo, veramente c'è, mi sembra, un incrocio di temi, di questioni, di interessi tra le varie relazioni, un incrocio no, non programmato, no, no, non voluto, ecco, ma è interessante che stia emergendo. Allora ricorderete, probabilmente chi ha ascoltato già i precedenti incontri, come tutti i relatori poi girassero intorno anche a quest'altro tema, non solo quello degli spazi, degli ambienti, dei luoghi in cui i veneziani, le veneziane si trovano, si incontrano. Il tema cioè di, così, possiamo definirlo con una questione. Che cos'è il popolo a Venezia? Questi sono termini ottocenteschi, molto forti, no? C'è, non c'è. Quali sono delle attività, tra virgolette, popolari? È un mito a pensare che siano delle attività popolari o c'erano veramente? E poi l'altro tema, è anche questo mi sembra interessante e spero che non sia ritenuto troppo astratto, confuso, eccetera, eccetera, è quello di inseguire un'altra specie di convitato di pietra che è difficile, ecco, anche inquadrare, cioè esiste
una borghesia a Venezia. E che cos'è la borghesia a Venezia? Quegli storici di cui vi dicevo, di cui non facciamo minimamente i nomi, però ci ricordano che proprio questo termine borghesia, popolo, tempo libero, la nuova società che avanza, beh, lo sport, in senso lato, in senso molto complessivo, gioca un ruolo fondamentale. Bene, ho già detto abbastanza, Giorgio Crovato è un socio del nostro Ateneo, l'avrete visto in molti casi, e come questo libro scritto da lui e Alessandro Rizzardini testimonia, è un fine e soprattutto appassionato studioso di questi temi. A te la parola con i soliti tempi e poi per voi i soliti tempi per l'intervento, 40 minuti, tre quarti d'ora e poi sentiamo le vostre curiosità. Grazie. 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 E se non vi dispiace mi siedo così mi accompagno meglio anche con il computer. E Alfredo giustamente diceva e anche l'ha ricordato presentando questa edizione di questo corso di storia veneta dell'Ateneo Veneto, ha parlato appunto del lungo Ottocento. In effetti anche questa è una storia del lungo Ottocento che si ferma, guarda caso, come diceva lui prima, con il fascismo. Con il fascismo comincia un'altra storia anche per quanto riguarda lo sport. Patrioti, ginnasiarchi, innovatori dell'educazione fisica e degli sport, Costantino Reyer e Pietro Gallo. Il titolo riassume veramente quello che poi noi diremo, perché si parla di patrioti, si parla di ginnasiarchi, è una parola che non si usa più, ma all'epoca si usava, innovatori, proprio hanno fatto una rivoluzione specifica, questi due personaggi, dell'educazione fisica e degli sport. Ringrazio Alfredo che ha ricordato anche il mio compagno di studi e di ricerche, Rizzardini, ma vorrei anche ringraziare Lucio Sponza che ha curato la prefazione, l'interessante prefazione di questa nostra fatica. Allora, forse andiamo meglio. Elia, chiudiamo così. E questa, a proposito di date, si sente bene? Insomma, possiamo alzare un pochino, Elena? A proposito di date, questa è una fotografia del 1870. Tra l'altro, se voglio anche parlare un po' all'inizio, siamo stati abbastanza fortunati come ricerca. L'Ottocento, per nostra fortuna di studiosi, non è un secolo studiatissimo. Alfredo nelle conferenze precedenti diceva evitiamo la storia e viva e gloria del nostro Leone. Questa invece è una storia nostra che ci interessa, che vede Venezia anche come protagonista anche a livello nazionale di questa rivoluzione, ed è una storia che forse è stata un po' trascurata, ma si sa, lo dicono anche i miei maestri, la storia sociale forse è sempre stata poco considerata. E guarda caso, noi che usiamo anche tanta retorica, anche quando parliamo di storia, eccetera, abbiamo talmente ricca questa storia veneziana dell'epoca moderna, dell'epoca medievale, eccetera, che forse trascuriamo anche questa storia ottocentesca, che è veramente interessante. E tra l'altro siamo in un luogo, l'Ateneo Veneto, che è stato come istituzione veramente anche, diciamo, protagonista attraverso soci, presidenti, segretari di questa evoluzione che c'è stata. Allora, vi dicevo, questa è una foto del 1870 ed è un doveroso omaggio a Torino, non solo per il discorso del Risorgimento, ma perché a Torino si è formata la prima società ginnastica in Italia, la Società Ginnastica Torino. Il maestro che ha fondato questa società, siamo nel 1844, era stato chiamato dai Savoia. È un personaggio, un zurighese, uno svizzero tedesco, Rodolfo Obermann, che poi diventerà italiano e resterà sempre in Italia, che ha portato, diciamo, queste nozioni di ginnastica,
che come vedremo è una ginnastica all'epoca, quando viene fondata la società a Torino, rigorosamente militare. E dopo vedremo meglio anche gli sviluppi. Venezia risulta, dicevo, molto attiva, anche direi una delle città protagoniste di questa particolare rivoluzione. E la nostra città si presenta veramente anche come originale punto di osservazione nella storia d'Italia, una particolare storia d'Italia, perché veramente coincide proprio con il Regno d'Italia e con lo sviluppo della nostra storia del Risorgimento. Dunque, vediamo, vado avanti. Ah sì, per meglio descrivere questa conferenza, mi accompagno con delle diapositive, con delle slide, e sono tutte o foto d'epoca o immagini di giornali o di documenti di archivi. E nella nostra ricerca, che è durata qualche anno, siamo stati particolarmente fortunati, perché abbiamo scoperto dei documenti sugli archivi pubblici, per esempio l'archivio di Stato, a proposito la polizia, dopo vedremo, l'archivio della prefettura, ma abbiamo anche avuto la fortuna di accedere a molti archivi privati. Siamo stati veramente fortunati. Ma perché? Lo ricordavi tu, Alfredo? Noi siamo i figli del Novecento. Però l'Ottocento è il secolo dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, e per fortuna abbiamo potuto anche contattare i discendenti o i nipoti o i bisnipoti di alcuni protagonisti, i quali ci hanno aperto l'archivio e abbiamo veramente trovato dei documenti interessanti. Allora, intanto cominciamo. Chi sono questi due personaggi? Allora, quello a sinistra è una brutta immagine perché abbiamo riprodotto un'immagine che è venuta fuori su un giornale. Sono due immagini di Costantino Reyer e di Pietro Gallo, abbastanza giovani. Come spesso accade a Venezia, sono due che diventano veneziani. E questo capita molto spesso a Venezia. Costantino Reyer è nato a Trieste, la sua famiglia è della borghesia asburgica, con parenti a Graz, in Austria, ed è una famiglia molto importante. Ci saranno anche del zii suoi che sono addirittura von Reyer. Mio papà pronunciava Reyer, no? Adesso tutti quanti diciamo Reyer, eccetera, no? E lui nasce a Trieste nel 1838, e la sua famiglia è proprio della borghesia. Suo papà è un ufficiale dell'esercito asburgico, e sua mamma invece è una italiana, una nobile, perché è una castagna, discendente di un papa, Leopoldina Castagna. Comunque lui nasce a Trieste nel 1838. E Pietro Gallo invece nasce a Mestrino, che quando nasce lui era in provincia di Vicenza, all'Issaro di Mestrino, mentre adesso è in provincia di Padova. Ci sono stati dei cambiamenti anche in epoca austriaca proprio sulla definizione dei confini delle province, ed è un po' più giovane, nato nel 1841. Patrioti, certo, patrioti, perché entrambi, non si conoscevano ovviamente allora, ma entrambi scappano da casa, giovanissimi, per raggiungere Torino. E, tra l'altro, Pietro Gallo è nato all'Issaro di Mestrino, ma da giovanissimo viene a studiare al convitto Marco Foscarini. Non abbiamo moltissime informazioni sulla famiglia, ma probabilmente una famiglia benestante, che ha avuto delle disgrazie in famiglia, e lui è stato mandato al convitto Marco Foscarini. Mentre Costantino fa il liceo classico a Trieste. Tra l'altro, la fortuna di Costantino è quella di avere padrelingua tedesco, ovviamente, e madrelingua italiana,
però è lui che lui conosce molto bene il greco, il latino e parla quattro lingue. E si vedrà anche dopo, quando vedremo meglio la storia, e lui veramente è un figlio dell'Europa. Tra l'altro assumerà anche incarichi importanti in Germania e in Austria. È uno che veramente gira e parla quattro lingue, parla l'italiano, il tedesco, il francese e l'inglese. Pietro Gallo, invece, lui viene a Venezia, cioè lui scappa poi dal convitto, e siamo all'indomani della seconda guerra d'indipendenza, nel 1859. E sono molti, soprattutto i ragazzi, molti ragazzi giovani, studenti, si sentono un po' traditi, no? dalla fine della seconda guerra d'indipendenza, e scappano. In un libro dicono che sono circa 4-5 mila giovani, scappano da Venezia e dal Veneto e vanno in Piemonte, proprio per un discorso diciamo di credo anche nel Risorgimento. Costantino scappa da casa e va in Piemonte, a Torino, per frequentare il primo corso magistrale di ginnastica, e siamo nel 1861, proprio l'indomani dell'Unità d'Italia, della Costituzione del Regno d'Italia. Pietro invece scappa anche lui da casa e va anche lui a Torino, però lui si arruola nei bersaglieri. Si ritrovano, perché si ritrovano? Probabilmente a Torino, dalle notizie che abbiamo ricercato, ma si ritroveranno invece più avanti, l'anno successivo, proprio come maestri di ginnastica. Costantino si diploma in questo corso, si diploma maestro di ginnastica. Tra l'altro è un corso organizzato dal ministro di allora, che è un certo Francesco De Santis, che noi conosciamo come letterato, come autore della storia della letteratura, ma è uno molto attento anche lui a queste nuove formule, soprattutto crede molto nell'educazione fisica, nella ginnastica. E Pietro Gallo, da bersagliere, frequenta anche lui le palestre di Torino, si diploma anche lui come maestro, e si ritrovano l'anno successivo, nel 1862, come maestri di ginnastica, prima a Pisa e poi a Livorno. E questa è la storia. Vi dicevo, ginnasiarchi. Ginnasiarchi vengono, all'epoca, se vogliamo contestualizzare, vengono definiti proprio maestri ginnasiarchi. Ginnasiarchi è un termine preso a prestito dalla cultura classica. Il ginnasiarca era colui che insegnava nel ginnasio, dove non si insegnava solo anche la cultura del fisico, ma la filosofia, eccetera, eccetera. E però, come questo termine viene poi preso con un'accezione un po' più moderna, e ginnasiarchi sono i maestri di ginnastica riferiti proprio a questo periodo. Quando loro frequentano questi corsi, vi dicevo prima, a proposito di Rodolfo Obermann, la ginnastica ha una declinazione rigorosamente militare. Si fa la ginnastica per i ragazzi che poi faranno il servizio militare. La grande rivoluzione, lo dico subito ma poi lo ripeterò anche spesso, la grande rivoluzione di Reyer e di Gallo è che loro, e questa qua è la loro caratteristica, porteranno il loro insegnamento specifico è che per loro la ginnastica deve essere per tutti. Detto così, nel 2019 sembra una cosa banale, ma all'epoca dire che la ginnastica è per tutti, e per tutti voleva dire maschi e femmine, ragazzi e ragazze, studenti e operai, giovani e meno giovani. Era una cosa abbastanza rivoluzionaria. Anche perché si usava un po' il termine ginnastica assolutamente, e cominciava un po', soprattutto con loro, a usare anche il termine educazione fisica. Sport, ancora non si parlava proprio di sport. Sport è un termine preso a prestito dagli anglosassoni, che ha anche una storia etimologica molto curiosa.
che parte, no? dai latini, da Roma, no? Deport, deportare, nel senso si andava a fare educazione, movimento fuori porta a Roma, transita dalla Francia, desport, arriva in Inghilterra, disport, poi abbreviato in sport, e poi arriva qui nel Mediterraneo di nuovo con questa, con questo significato più moderno proprio di educazione fisica. E, assieme a loro, soprattutto compagno di Costantino in questo corso, anzi se abbiamo trovato le pagelle di questo corso di ginnastica, Costantino era uno studente abbastanza bravo, ma ce n'era uno che era bravissimo, un certo Emilio Bauman, allo stesso nome del famoso filosofo, ma non è lui. Bauman è anche lui un ginnasiarca, uno che insegna ginnastica, e sarà sempre loro amico, saranno sempre tutti e tre assieme. E diciamo che forse l'organizzatore è Gallo, l'ideatore è Reyer, e Bauman invece, che si laurea in medicina, sarà quello che poi si inventa un po' anche la fisioterapia, si inventa un po' la ginnastica anche per la cultura del corpo, ma anche per un discorso terapeutico. Allora, devo stare attento ai tempi, sì, ma ci siamo. E quando si trovano a Livorno, Gallo e Reyer fondano questo giornale, che possiamo dire senza tanta enfasi, forse il primo giornale sportivo in Italia. Vedete qua nel frontespizio c'è il loro indirizzo e si parla di che questi maestri fanno lezioni anche private a tutti. Questo è il primo numero di questa ginnastica, che avrà edizioni diverse per un po' di anni. Sandro sta raccogliendo un po', mancano ancora due o tre copie, ma sta già raccogliendo tutte le edizioni, che hanno una caratteristica particolare, che seguono come città di edizione la residenza del direttore. Questo è il numero di Livorno, che era direttore Reyer, ma poi a Venezia, poi si trasferirà anche a Chioggia, dove ci sono altri, e questa ginnastica, questo quotidiano, sarà apprezzato anche sia dai maestri di ginnastica che anche da quelli che vogliono avere tutte le novità sugli sport, perché siamo nel periodo dove c'è proprio l'evoluzione degli sport, arrivano soprattutto dall'Inghilterra tutti questi sport moderni. Nelle lezioni precedenti Vigiano ricordava la fonte importante, che è la questura, la polizia. Noi abbiamo avuto questa fortuna perché Pietro Gallo, quando c'è la terza guerra di dipendenza, detta da noi la terza guerra di dipendenza, anche se a livello europeo è una cosa un po' più complicata, Costantino Reyer decide e sceglie Venezia. È una scelta che fa proprio precisa, lascia Livorno, lascia Pisa e sceglie Venezia. Solo che è una cosa abbastanza strana, perché lui viene a Venezia nel novembre del 1866. Novembre del 1866 è il mese del plebiscito, cioè qualche giorno dopo della conferma dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia. E vi potete immaginare, c'era un flusso, diciamo, di persone all'incontrario, cioè c'erano molte persone, austriaci o austriacanti, che per effetto del plebiscito lasciavano la città. Pensiamo agli impiegati, alla burocrazia, proprio austriaci, oppure gli austriacanti che non gradivano più restare con il nuovo regno e cambiavano città. La cosa strana è che invece Reyer fa il percorso contrario. Lui è cittadino austriaco e da Torino, Livorno e Pisa viene a Venezia e fa la domanda per insegnare nelle scuole pubbliche italiane del Regno d'Italia. Lui lo scrive, io ho portato solo l'informazione della questura, però abbiamo trovato anche la domanda che lui fa e anche allega una copia del diploma che ha preso a Torino.
cos'è che dice? Dice: adesso c'è una legge particolare che nelle scuole viene previsto anche l'insegnamento, viene previsto anche l'insegnamento dell'educazione fisica. Pertanto io posso insegnare. Una cosa strana. Un austriaco che un mese dopo dell'annessione chiede a Venezia, nel Regno d'Italia, di insegnare in una scuola pubblica italiana. Va bene tutto, però insomma, qualcuno della questura e della polizia non è che si fidi più di tanto e chiede informazioni. Queste, vi riassumo le informazioni della questura, cosa dicono? Per noi è stata ovviamente una fortuna perché abbiamo trovato tantissime informazioni sulla paternità, eccetera, eccetera. Cosa dice l'informatore della questura? Dice, insomma, è un bravo ragazzo di 28 anni, animato da spiriti patriottici, è bravo, intelligente, studiato, e lui è un patriota, pertanto una persona seria, andate tranquilli. La sua famiglia, pazienza, la sua famiglia abita a Trieste, sono della borghesia triestina e sono austriaci, così. Però della persona di Reyer possiamo star tranquilli, questo dice la polizia. Allora... siamo nel 1866 e cominciano ad insegnare, cominciano nelle scuole pubbliche, anche se hanno un contratto un po' strano, perché insegnano gratuitamente. Prima arriva Reyer e dopo un po' di tempo, come vedremo, chiama anche il suo amico Pietro Gallo. Questa è una foto che abbiamo fatto noi, come capirete, e vedete dove siamo qua? Siamo a Giorgione. E dove adesso c'è la Coop e dove c'è il cinema, tutto l'edificio. Perché ho fatto vedere questa immagine? Perché qui, nel febbraio del 1869, giusto? Ecco, nel 1800, cioè 3 anni dopo che lui viene e comincia a insegnare nelle scuole, Pietro Gallo apre una palestra. E al posto di questo edificio, che è stato fatto nel 1947, c'era un'osteria con un grande spazio dove si giocava a bocce. C'era un giardino immenso, veramente grande, c'era un piccolo edificio dietro, e dove c'era l'osteria, c'era questo spazio enorme, un giardino, ed era uno spazio molto adatto per fare ginnastica. E Reyer lo prende e comincia a fare questi corsi di ginnastica per tutti, come vedremo. E a proposito della lezione precedente, Michele Gottardi, parlando anche del dinamismo dell'Ateneo Veneto, diceva che nell'Ottocento all'Ateneo Veneto sono stati presentati i cosiddetti giardini frebeliani, cioè questo modo che poi è stato ripreso da Maria Montessori di educare i ragazzi, di insegnare anche con l'attività fisica. E in questo spazio, e adesso vi faccio vedere, non ha sede solo la palestra di Reyer, ma avrà sede anche questo giardino frebeliano, sempre di un insegnante tedesco, eccetera, eccetera. Questa è una foto del 1869, in febbraio. Non sappiamo esattamente se questa immagine, che vede questi tre personaggi, che adesso vi dico chi sono, allora questo è... sì, eccolo là. Questo è Domenico Pisoni, è un ingegnere. La storia curiosa è che è l'unico veneziano che ha più o meno la stessa età di Pietro e di Costantino. Invece il Domenico Pisoni, che si laurea in ingegneria, seguirà un percorso diverso. Lui avrà dei compiti come ingegnere, ma lascerà Venezia e andrà a Vicenza. Mentre, come vi dicevo, Pietro e Costantino, che è quello seduto, faranno il percorso inverso. Questa foto viene fatta, non sappiamo ancora se quando viene fondata la palestra a Giorgione, nel febbraio del 69, oppure se viene fatto un mese dopo, quando ci sarà un importante evento
proprio, come si può dire, ideato da questi tre personaggi, che è la fondazione a Venezia della Federazione Ginnastica Italiana. Anche questa è una cosa che la federazione, non esisteva il CONI ovviamente, non esistevano le altre federazioni, però la prima istituzione che un po' si occupa anche a livello nazionale di educazione fisica, di ginnastica, sarà la Federazione Ginnastica Italiana, e verrà fondata a Venezia con l'intervento di personaggi come Baum eccetera, ma anche su iniziativa di questi nostri tre personaggi. E questa foto probabilmente forse è fatta anche in quell'occasione. Sempre come documento, vedete sulla sinistra c'è un trafiletto ripreso dalla Gazzetta di Venezia, dove si fa pubblicità di questa palestra all'aperto. E, tra l'altro, qua c'è un errore, c'è scritto Santi Apostoli Rioterà 40-12. Nelle gazzette dei giorni successivi verrà rettificato, perché l'anagrafico è quello che esiste anche adesso, cioè 46-12. E qui, fermato da Costantino, dice che verrà aiutato dal maestro Pietro Gallo e dal dottor Pisoni, e faranno questi corsi particolari dove, vedete, c'è un po' di ginnastica collettiva, ginnastica particolare, medico-ortopedica, eccetera. Pisoni è quello che come ingegnere è quello che si dedica anche alla progettazione di alcuni strumenti. L'altro pezzetto invece è preso da un'edizione della Ginnastica, ed è l'invito proprio fatto nello stesso periodo, in marzo, l'invito fatto ai ginnasti italiani per intervenire alla fondazione della Ginnastica Italiana a Venezia. E a proposito di 800, che è l'epoca dei nostri nonni o bisnonni, e adesso siamo nel 69, qui e c'è il 150° anniversario della fondazione della Federazione Ginnastica Italiana. Da Roma stanno organizzando l'evento e hanno chiesto anche ai responsabili regionali di portare un evento a Venezia, perché è a Venezia che si è fondata questa federazione. E Alessandro si sta attivando perché fa intervenire in questa occasione, vediamo se ci riusciamo, fa intervenire i bisnipoti, perché c'è il bisnipote di Pisoni, che abita a Vicenza e che probabilmente interverrà in questa cerimonia. Esistono i bisnipoti di Pietro Gallo, tra l'altro Paola Gallo, la bisnipote, è stata quella che ci ha aperto l'archivio, e esiste anche la bisnipote Yvonne di Reyer, che è andata a trovare Alessandro con sua moglie in Austria, che abita a Graz, la città di residenza negli ultimi anni di Costantino Reyer. Allora, andiamo avanti un po' con il tempo. 1872 è un anno importante perché, dopo l'apertura della palestra a Giorgione, Gallo e Reyer sono sempre in contatto con il loro amico Emilio Baumann. Emilio Baumann, anche questo è un cognome tedesco, dicevo prima, però è uno nato in provincia di Bergamo, che poi sceglie Bologna come sua città di residenza, e poi, per un discorso di insegnamento e che diventerà un personaggio con responsabilità a livello romano, andrà a Roma. Nel 1871 Bauma con Reyer e con Gallo fonda la Virtus Bologna, una società di ginnastica che anche adesso ha avuto delle trasformazioni, ed è la Virtus Bologna Pallacanestro. E a Venezia Reyer e Gallo fondano nel 1872 la Società di Ginnastica Veneziana. Società di Ginnastica Veneziana. Vediamo se...
Dov'è che viene fondata questa società di ginnastica veneziana? Viene fondata nella scuola di San Giovanni Laterano. Quelli della mia generazione si ricordano come la Tomaseo, la Magistrali. All'epoca era la sede dell'Istituto Tecnico e Nautico, dove il preside era un certo Demetrio Busoni, che è stato citato da Michele Gottardi perché ha avuto delle responsabilità anche all'Ateneo Veneto. Questo Demetrio Busoni ospita questi personaggi che vogliono fondare una società. La società, che poi hanno veramente una vita di relazione molto importante, soprattutto con gli amministratori del comune, interverranno quelli che poi sarà il sindaco, eccetera, e fondano questa società. Nella prima convocazione decidono di dare la presidenza provvisoria a Pietro Gallo. Nella seconda convocazione, sempre nel novembre del 1872, è sempre lì a San Giovanni Laterano. Ma perché San Giovanni Laterano? Perché Busoni era il preside e Gallo insegnava anche lì. Insegnava anche in altre scuole, ma insegnava anche lì. Decidono di fondare questa società e nell'incontro successivo decidono di intitolarla a Costantino Reyer. Perché? Reyer è vivo e vegeto, però Reyer spesso è a Venezia, ma spesso è in giro per l'Europa. Siccome Gallo e anche altri riconoscono che la vera anima di tutto questo processo, di questa rivoluzione, era Reyer, decidono, in quel momento era in Germania, decidono di intitolare a lui la società. Tra l'altro Reyer si era impegnato anche dal punto di vista finanziario in maniera molto notevole. Decidono di intitolare a lui la città. E lui è ancora vivo e vegeto. Tra l'altro c'è un particolare, che Reyer, allora Gallo rimane a Venezia e c'è sempre. Reyer c'è e non c'è, ogni tanto arriva, ogni tanto va in giro per l'Europa, ogni tanto ritorna e accusa sempre delle malattie, non sto bene, eccetera. Ve la faccio breve, Reyer morirà a 93 anni, con la scusa, però è quello che muore per ultimo, sì. Vi dicevo che si fonda la Reyer nel 1872 e questi nostri ginnasiarchi cercano una sede. E ci sono varie ipotesi, c'è uno spazio a Sant'Agnese, c'è uno spazio a San Leonardo che poi verrà dato alla banda municipale, e c'è un loro sogno che resterà un sogno per qualche anno, che è la Misericordia. La Misericordia all'epoca era una scuola grande, un po' depredata di tutti gli oggetti artistici, eccetera, ed era diventato un magazzino demaniale usato dal demanio. Il comune trova questa sistemazione alla nuova società. Qui siamo già nel 1873, la foto è ovviamente recente, e il comune concede alla nuova società questo spazio al Palazzo Diedo. Quelli della mia generazione si ricordano che era scuola elementare maschile. Lo spazio sotto, qualcuno si ricorda ancora il pavimento in gomma nera, perché ospitava, quando sono arrivati, ospitava la Reyer, però in epoca successiva ha ospitato anche un'altra società che poi vedremo, che era la Fulgor. Scusate. Comunque qui la Reyer prenderà sede a partire dal 1873, sempre per concessione del comune. Sempre con altri documenti d'archivio, qua comincia anche la produzione di Reyer e di Gallo, fanno proprio come insegnanti, insegnano in diverse scuole, come vedremo, soprattutto al Foscarini, al Murat, a quello che poi diventerà il Paolo Sarpi, insegnano in quasi tutte le scuole, il Murat è il collegio degli armeni. E qui abbiamo trovato
A proposito, sembrerebbe abbastanza scontato che, vi dicevo prima degli archivi, che ci fosse un archivio della Reyer. Purtroppo l'archivio della società Reyer è andato quasi distrutto, un po' per i traslochi che ci sono stati, che come spesso capita quando ci sono traslochi vengono persi molti documenti, un po' paradossalmente per l'acqua alta. Ma dico paradossalmente perché i documenti sono stati persi a Mestre 20 anni fa, quando c'è stata l'esondazione dell'Osellino, e là c'è stato proprio i documenti che abbiamo trovato, come questo qua che vedete con il timbro della Reyer firmato del presidente, l'abbiamo trovato alla Celestia, perché ci sono delle comunicazioni, c'è una corrispondenza veramente frequente fra i responsabili della società e il comune. In questo caso è il presidente, il primo presidente, che è Antonio Fornoni, che guarda caso è anche il sindaco di Venezia, che chiede al Consiglio Comunale l'intervento, finanziamenti, eccetera, per continuare l'opera. Vedete una cosa curiosa? Il vicepresidente è un certo Ferdinando Swift, che qui bisognerebbe aprire un'altra pagina. Ferdinando Swift è un personaggio, un intellettuale molto, molto curioso, e qui si firma come vicepresidente della Reyer. Il segretario della Reyer è Giovannelli, che anche questo era stato sindaco della città. Anche gli altri importanti nomi di consiglieri sono tutti o intellettuali o politici della Venezia che conta. Tra l'altro spessissimo, quasi sempre, troviamo personaggi legati all'Ateneo Veneto. Un altro salto di data, qui siamo nel 1880. La ginnastica diventa sempre più importante anche negli altri paesi. Tra l'altro, fra quando Reyer arriva a Venezia e questo periodo, avviene una guerra, la guerra franco-prussiana, nel 1870, dove avviene un fatto abbastanza eclatante con Sedan. E nella stampa dell'epoca, anche gli storici la ricordano, molti si chiedono come mai l'esercito francese di Napoleone III, che era considerato l'esercito più forte del mondo, come mai viene sconfitto dai tedeschi. Una spiegazione viene data in chiave proprio di ginnastica. Allora molti intellettuali dicono, per forza, perché sì, è bello saper sparare con la carabina, eccetera, però nei campi di battaglia è importante anche essere, diciamo, fisicamente a posto, essere degli atleti, perché va bene sparare, però fare 20 km magari di marcia e arrivare là che non si riesce a sparare perché si è stanchi è difficile. Nel 1880 a Francoforte viene organizzato un convegno internazionale di ginnastica. E gli organizzatori tedeschi invitano un po' tutte le nazioni. Non ci manca tanto che ci sarà la triplice alleanza, pertanto siamo anche molto vicini a quel mondo, a quella cultura. E 1880 viene invitata anche l'Italia. L'Italia ha già anche una sua capitale, Roma, il ministero. Tra l'altro De Santis è diventato anche lì un personaggio importante assieme ad altri. E invitano tutte le nazioni. E l'Italia risponde, sembra una risposta che magari potevano dare anche adesso, che non ci sono soldi, non ci sono finanziamenti per portare a Francoforte una delegazione di atleti e di maestri di ginnastica in Germania. Cosa succede? Succede che Reyer scrive a De Santis e dopo una settimana i ginnasti, i maestri italiani vanno a Francoforte. Cos'è che scrive Reyer a De Santis? Dice: caro ministro, ti dico solo una cosa, che sono sicuro che i nostri atleti e i nostri maestri imparano più una permanenza a Francoforte, dove si parla di educazione fisica, un mese a Francoforte, che in 5 anni di università. E De Santis concede questo e vanno. C'è un'altra versione che però non abbiamo trovato documenti, è una cosa che pensiamo noi come studiosi e che forse c'entra la massoneria.
perché si sa benissimo che ci sono questi collegamenti, questi legami, e De Santis, ma anche nel Risorgimento ci sono molti soggetti, probabilmente interviene anche in questo elemento. Questo qui che vi segno è Reyer, questo qui è Bauman, che vi dicevo prima, questo lungo perché è 2 metri, è Ferdinando Swift, e Pietro Gallo non lo vedo, eccolo qua, e questo qua è Pietro Gallo. Comunque vanno a Francoforte. Devo essere più veloce. Dopo questo periodo ritornano, e questo è uno dei tanti manifesti che invitano i cittadini a frequentare la palestra. Come vedete, il direttore Pietro Gallo e il presidente della Reyer è Antonio Fornoni, che era sindaco. E qui c'è un'altra cosa abbastanza curiosa. Siamo nel... chi è che si ricorda Amore e ginnastica? Il romanzo, letteratura, il romanzo di Edmondo De Amicis. Perché interviene in questa nostra vicenda? Perché il romanzo Amore e ginnastica parla della Maria Pedani, che è questa insegnante di ginnastica molto, molto, come si può dire, molto presa nella sua professione. E non so se vi ricordate, è una storia un po' di questa giovane ragazza che pensa solo alla ginnastica, eccetera, eccetera. E adesso magari lo faccio breve, ma se vi ricordate il romanzo, o se avete visto anche il film, perché è stato un film negli anni 70, la cameretta di questa insegnante di ginnastica, che è di Siena, e, tra l'altro è figlia di un militare che aveva fatto delle guerre risorgimentali assieme a De Amicis, e dopo vi spiegherò anche perché c'è questa conoscenza. Comunque la Maria Pedani, che è la protagonista, nella sua cameretta, quando viene descritta da De Amicis, ha i manifesti ritagliati stampa di Reyer, di Gallo e di Bauman, che lei considerava proprio come i suoi maestri. E qui introduco anche un altro aspetto. Fra la scuola torinese, la scuola di ginnastica torinese di Bauman, che è rigorosamente riservata ai militari, e la scuola fondata da Reyer, da Bauman e da Gallo, che si chiama, viene chiamata la scuola Emiliano-Veneta, o bolognese-veneziana, veneziana-bolognese, ci sono diciamo, dei conflitti. E cosa succede? Che nel romanzo Amore e ginnastica c'è a un certo momento uno dei protagonisti, un personaggio, che è poi l'altra insegnante di ginnastica che condivide la cameretta con la Maria Pedani, la Zimbelli, se non ricordo male, giusto? Che allora la Pedani dice: meno male che c'è Bauman, mentre la Zimbelli dice: no, il vero personaggio è Obermann. E a un certo momento De Amicis fa dire a questo personaggio che meno male che c'è Bauman, perché se esiste la ginnastica in Italia è proprio merito suo. E cosa succede? Succede che Gallo, Pietro Gallo, sulla ginnastica, sul quotidiano, sul periodico che loro producono, scrive: vedete che anche De Amicis ci dà ragione a noi. De Amicis, che è torinese, dice che la ginnastica dei maestri, di ginnasiarchi veneziani, bolognesi, è molto più all'avanguardia di quella torinese. C'è subito una smentita da parte di De Amicis, che poveretto è torinese e probabilmente si sente un po' penalizzato da questo. Gli risponde a Gallo dicendo: caro Gallo, guarda che non sono io che parlo, che sono l'autore del romanzo, faccio parlare un mio personaggio e non puoi addebitare a me questa cosa. Comunque è divertente, perché in questo periodo avviene anche questo. Allora, andiamo avanti. Devo controllarmi con il tempo, giusto? Ancora? Beh, perfetto, dai, ce la facciamo. Questa è un'immagine ottocentesca, perché che si vede il Foscarini. È un omaggio al Foscarini, perché Pietro Gallo e Reyer insegnano al Foscarini, e perché al Foscarini ci sono tantissime iniziative.
Forse quella, una delle quelle più importanti è che ancora c'è una scritta di marmo, se qualcuno se la ricorda, al Foscarini, 1876, dove avviene un concorso internazionale di ginnastica. Arrivano da tutta Europa studenti per fare proprio dei saggi di ginnastica. Ma perché avviene proprio al Foscarini? Primo, perché Pietrogallo insegna là. Secondo, perché l'amico Reyer, che gira per l'Europa, è quello che organizza questo evento proprio al Foscarini. Vi dicevo prima, i nostri personaggi non insegnano solo, solo al liceo Foscarini. A proposito, questa è un'altra immagine del Foscarini, perché Pietro Gallo, che è quel signore più anziano che vediamo lì in mezzo, assieme ad un altro personaggio veneziano che troviamo qui in maniera molto originale, che è un certo Antonio Fradeletto. Antonio Fradeletto noi lo ricordiamo come fondatore della Biennale, grande intellettuale, eccetera. Lui frequenta il Foscarini quando i maestri sono Gallo e Reyer ed è un atleta di quelli importanti. Tra l'altro, lo vedremo anche dopo, quando fonda la Biennale, sì, c'è l'aspetto culturale, ma Fradeletto proporrà anche degli incontri sportivi di ginnastica proprio in occasione della Biennale. Comunque qui siamo all'interno, questo è Pietro Gallo, e questi sono dei giovani, perché Fradeletto fonda la palestra marziale. Quando c'è il conflitto fra le due scuole, ci saranno degli insegnanti, dei personaggi che dicono no, noi ci concentriamo solo sugli aspetti dell'educazione fisica. Avrà importanza questa palestra marziale anche come società, però sparirà completamente poi con il fascismo. Altra scuola dove insegna Pietro Gallo è San Provolo. Qui sono le ragazze con il bastone Jäger, che è un altro personaggio sempre dell'epoca di Reyer di Gallo, serviva sempre per l'educazione fisica. Altra scuola dove insegnano i nostri due personaggi, qui siamo alla Murat, all'Angelo Raphael, e qui vediamo i giovani studenti che usano gli appoggi Bauman, che qualcuno ricorderà, di legno, facevamo ginnastica. Poi torniamo alla Reyer. La Reyer, noi adesso ce la ricordiamo come grande società di basket, ma quando comincia solo ed esclusivamente con la ginnastica. Poi un po' alla volta si allarga a tutti quelli che sono gli sport moderni. Qui c'è un'equipe, 1895, di atleti della Reyer che vincono una competizione a Pallanza, sul lago di Como, ed è una competizione di voga in piedi. Si usava il canottaggio, ma anche la voga in piedi. E la Reyer aveva anche una squadra di canottieri. Andiamo avanti. Questo, a proposito di archivi, questa è stata una foto che ci è stata data dal bisnipote di questo signore qua, che si chiamava Carlo Bozzao, è uno sport in voga, e la Reyer ha vinto degli scudetti, che si chiamava palla vibrata. Non chiedetemi cos'è, so che è uno sport che parte dalla Germania, molto in voga nell'Ottocento anche qui in Italia. Praticamente si giocava o a squadre o singolarmente, si buttavano una palla, che la vedete qua giù, che era legata con una specie di manico, se la buttavano da una parte e dall'altra, insomma bisognava correre per prenderla, c'erano delle penalità. Uno sport che è completamente scomparso. Comunque la Reyer, questi sono atleti della Reyer, vincono anche un campionato nazionale di palla vibrata. Altra cosa, il nuoto. Ci sono gare di nuoto, qui siamo alle Zattere, credo sia una delle prime sedi dell'Aquirini, qui abbiamo un presidente dell'Aquirini, e qui cominciano veramente i corsi di nuoto per ragazzi e ragazze. Tra l'altro
L'Aquirini è una delle società di canottieri fondata, molte di queste società sono fondate o da soci o da allievi di Reier di Gallo che poi fondano delle società per conto proprio e che si occupano di uno sport specifico. Il famoso Piero Foscari, che è il primo presidente dell'Aquirini, della canottieri Aquirini, nel 1902 è anche presidente della Reier. C'è proprio questo abbinamento. Un'altra cosa che mi viene in mente guardando questa piscina lagunare è che anche Foscarini avrà una piscina e siamo nell'Ottocento. La piscina la ricavano dallo spazio antistante le Fondamenta Nuove. Circoscrivono questa piscina, quelle della mia età si ricordano la Passoni, alle Zattere, oppure dopo lavoro ferroviario, le piscine praticamente era un pezzo di laguna delimitato da dei paletti. Comunque qui sono anche gli atleti della Reier, ci sono i nuotatori. Vi dicevo prima della fortuna che abbiamo avuto di trovare l'archivio di Pietro Gallo, che c'è al Lido, nella casa che è stata di Pietro Gallo. La cosa curiosa è che abbiamo trovato moltissime corrispondenze fra Pietro Gallo e Costantino Reier. La cosa che ci ha fatto sorridere, poi trascrivendole tutte, è che si scrivevano, e vedete i numeri? I numeri corrispondono agli argomenti. Fanno un argomento, lo descrivono, volta dopo dico al numero 2 ti ricordi che ti ho detto questo. E un'altra cosa, qui vedete che Pietro Gallo abita a Venezia ed è direttore della ginnastica del Comune di Venezia e invece Reier è già all'estero, e la cosa che ci ha fatto sempre ridere è che si firma Cost, tuo affezionissimo Cost, quando parla con Pietro Gallo. Probabilmente si chiamavano così. Facciamo un altro salto verso il Novecento, all'inizio del Novecento. Viene organizzato, questo è un evento molto importante, che viene organizzato a Venezia. Siamo nel 1907, c'entrano sempre i nostri due personaggi, Reier e Gallo. Viene organizzato a Venezia il 7° concorso ginnastico nazionale. Dove viene organizzato? Viene organizzato a Sant'Elena. Sant'Elena, che vedete qua, campo di gara, qui siamo i giardini, non esiste ancora il ponte che va e non esistono neanche i vaporetti. I vaporetti vengono messi in maniera occasionale solo per questo evento. Viene fatto una specie di, lo chiamano stadion alla greca, una specie di stadio in legno, e tutto lo spazio, che è l'imbonimento della Sant'Elena, che poi diventerà negli anni 20 centro residenziale, è un immenso spazio di 30 ettari dove c'è un immenso prato. Qui siamo fra i giardini, nei sestieri di Castello, e l'isola di Sant'Elena, dove c'è la chiesa. Questo sarà un evento importante, anche perché partecipa il re Vittorio Emanuele III. Che non, adesso noi lo diamo come dire, sì va bene, partecipa il re, però siamo nel 1907 e il re partecipa intanto per dare importanza anche all'attività fisica e alla ginnastica, ma partecipa 7 anni dopo l'assassinio di suo padre, e suo padre a Monza era stato ammazzato proprio in occasione di un convegno di ginnastica. Pertanto ci sarà diciamo molta polizia, però è un evento che verrà ricordato e dove parteciperanno moltissime delegazioni. Si farà ginnastica, si farà un po' di tutto. E adesso ritorno alla Maria Pedani. Ma perché Maria Pedani? Perché, questa è una tesi nostra, ma siamo sicuri di queste, la Maria Pedani non è altro che la Ida Nomi. Questa Ida Nomi, che è la figlia di un amico di Amicis, di un commilitone, è questa insegnante di ginnastica, ma è una persona, non è un oggetto della fantasia di De Amicis, è una persona che è esistita veramente. E per me e per Alessandro corrisponde alla Maria Pedani. Questa Ida Nomi nel 1907 porta, e qui siamo a Sant'Elena, porta le sue ragazze alla prima performance nazionale di basketball.
Lei è, come lo dice anche De Amici, se la dipinge veramente per com'è, è un'insegnante di ginnastica che crede soprattutto nell'educazione fisica rivolta alle ragazze, e lei trascrive le regole del basket dall'inglese. Il basket non si usava in Europa, tantomeno in Italia, invece aveva cominciato a muovere i primi passi negli Stati Uniti. Trascrive questo libretto che abbiamo trovato in biblioteca e lo intitola, proprio nell'occasione del 1907 a Venezia, dice: queste sono le regole del basket, che è uno sport moderno molto adatto alle ragazze, e a Sant'Elena ci sarà la prima performance di basketball in Italia. Questa è un'altra foto fatta per l'occasione. In questo convegno i ragazzi vengono ospitati negli alberghi cittadini, tutte le ragazze invece sono ospitate in pensioni al Lido, e qui vedete le ragazze della Maria Pedani, cioè la Ida Nomi, e qui la vediamo, questa signora con il cappellino, con le sue allieve. Andiamo avanti, facciamo un altro piccolo salto. Finalmente arriva la Reyer, finalmente arriva la misericordia. La misericordia viene concessa dal Comune di Venezia nel 1914. E verrà usata dalla società di ginnastica per pochi mesi, perché nel 15 l'Italia entra in guerra e verrà requisita di nuovo, e per tutto il periodo della Prima Guerra Mondiale ospiterà i profughi. Comunque è il sogno di Reyer e di Gallo che si realizza nel 1914, quando viene affidata loro la misericordia. Anche poi Infelice, Mario Infelice, vi ricordate due o tre lezioni fa che Infelice parlava dell'uso della misericordia e di tanti palazzi, che c'era il progetto, uno dei progetti quando si pensava a unire Venezia alla terraferma, c'era anche un progetto abbozzato da un certo Picotti che prevedeva una strada fra Campalto, San Secondo, e veniva interrato il canale della Sensa, e il campo dell'abbazia sarebbe stato il terminale di questo nuovo piazzale Roma, diciamo, per capire. E a cosa poteva servire la misericordia? La misericordia avrebbe dovuto servire al pian terreno come stalla per i cavalli e al primo piano come deposito dei foraggi. Siamo nel 1830, per fortuna non è andata così. Comunque nel 1914 la Reyer prenderà possesso. Vi propongo anche due interni della misericordia. Qui siamo al primo piano, ci sono le ragazze davanti e i ragazzi dietro, sono i ginnasti, anche questo proviene da un archivio privato. E poi altra immagine dell'interno della misericordia spogliata, quando la usano proprio come palestra. Il pavimento all'epoca è stato fatto in asfalto, ma molte persone anziane si ricordavano che non giocava ancora la Reyer di basket, doveva ancora arrivare il basket, ma che si usava questo appunto per i ginnastici, per la ginnastica, per altri tipi di sport, insomma. E se qualcuno avesse la curiosità di ammirare il pavimento che c'era nella vecchia scuola della misericordia, lo potete vedere, lo trovate nella sala dorata della biblioteca Marciana. Il pavimento che c'è là è quello portato nel 1815 dalla misericordia. Perché? Perché la misericordia, come vi dicevo prima, era magazzino demaniale militare. Nel 1815 ritornano gli austriaci, vogliono un po' arredare il palazzo imperiale, e nella sala dorata, che nella sala della Marciana, i pavimenti sono rovinati. Per fare un pavimento in calce ci vogliono mesi per impostarlo, eccetera, mentre l'organizzazione aveva un po' di fretta. Cosa fanno? Prendono i pavimenti della sala superiore della misericordia,
da qua e li portano alla Marciana, e qui siamo nel 1815. Questa è una curiosità, scusate, che non c'entra niente con lo sport. Reyer e Gallo, vi dicevo, e siamo proprio nel periodo dove si diffonde lo sport, e qui avviene anche un'altra piccola rivoluzione, che è quella che gli sport, cultura del fisico, vengono anche presi dalla Chiesa Cattolica. E non è un caso che uno dei promotori dell'attività fisica nei patronati sia Giovanni Bosco, che poi diventerà santo. Guarda caso, Giovanni Bosco è di Torino, proprio nella stessa epoca che Torino è frequentata da Reyer e da Gallo. Vi ho portato queste due immagini, ma perché sono vicine a me, almeno. Questo è San Canciano, è la Fulgor, dove Don Pietro Pulito fonda la Fulgor, che poi andrà alla Diedo, vicino alla Reyer, e questa invece è un'altra società nata nel 1907, sempre da padri di San Murialdo, che guarda caso anche lui è piemontese, e della Letizia, che qualcuno di voi conoscerà, alla Madonna dell'Orto, e siamo all'inizio del Novecento. Andiamo un po' più avanti. Pietro Gallo muore nel 1916, proprio in tempo di guerra. Bauma muore nel 1917. Della famiglia Gallo, chi continua nella professione del padre di Pietro è Mario, che diventerà proprio professore di ginnastica. È morto tra l'altro nel 1971. Quelli della mia generazione magari si ricordano la palestra, quella in Calle Larga San Marco, e la palestra era Palestra Pietro Gallo. E qui è un evento di pugilato, ma poi è diventata una serie di esposizione recentemente di vetri di Murano, ma questa era la sala dove si faceva ginnastica. Volevo ricordare Mario Gallo perché lui veramente continua anche con quella, con la filosofia del padre, di ginnastica per tutti. Lo dico perché nel 1938, con le leggi razziali, in questa palestra Mario Gallo ospiterà, continuerà ad ospitare ragazzi e ragazze ebrei. Che detto così è semplice, però all'epoca non era proprio semplice. E questo lo continuerà, ce l'hanno confermato anche i familiari, continuerà quantomeno fino all'occupazione nazista del 1943. Andiamo avanti, ho quasi finito. Anzi, ho finito. E questa è una foto, ringrazio Pietro Lando che è qui, proviene dall'archivio di Giovanni e Pasquale Ferrari, ed è la foto del Lido. Questi sono atleti della Reyer che giocano tamburello, altro sport in voga allora, ma qui al Lido, in questo periodo, si gioca anche a calcio. Una cosa che ci ha incuriosito, sempre nei ritagli stampa, è questo qua che si vede, è il velodromo proprio del Lido, organizzavano proprio competizioni, eventi sportivi, ed è andando, ricercando sulle gazzette, sui giornali, troviamo questa notizia, Reyer Milan 1-3. Noi che siamo magari amanti del basket pensiamo, però hanno fatto pochi canestri. Invece era una partita di calcio fra la Reyer, che aveva la squadra di calcio, e il Milan, fatta proprio in questo contesto. Ah, un'altra cosa a proposito di calcio, abbiamo parlato prima del Foscarini. Nel 1893, se non erro, correggimi Alessandro, o 91 addirittura, c'è una squadra di calcio con in testa il maestro Pietro Gallo, che va a Rovigo, è una squadra di calcio di allievi del Foscarini, che va a Rovigo a disputare un torneo di calcio, 1891. Se qualcuno di voi è appassionato di calcio e magari va su internet e sceglie la storia della Juventus, si legge che la Juventus è stata fondata nel 1897 perché nel liceo classico di Torino un insegnante fa questa squadra, che poi avrà la fortuna di essere sponsorizzata dagli Agnelli e continuerà l'avventura della Juventus. Un'altra cosa divertente che abbiamo trovato a proposito della Juventus e a proposito di preti che portano gli sport nei patronati, abbiamo trovato alla Bragora, qui a Venezia, un certo Don Giovanni Bertanza,
che ha molto successo, sarà lui da solo oppure anche al nascente Calcio Venezia, che nascerà nel 1907, con una squadra di calcio che vincerà anche dei tornei a Piacenza, ma che ha la sfortuna di chiamarsi Juventus. Pertanto anche noi abbiamo trovato il campionato di calcio a Piacenza 1800 e troviamo Juventus. Dopo leggiamo bene Juventus Venezia ed è la Juventus di questo prete lungimirante. Ho finito. Vi dicevo prima, con Fradeletto, Fradeletto che è diventato un personaggio, un intellettuale e anche poi ministro, cercherà di organizzare, vedete, gare biennali di giochi. In occasione delle biennali cercherà di organizzare anche degli eventi sportivi. E questo è del 1903 e probabilmente la fotografia che abbiamo visto prima al Lido del 1903. Ho portato anche una foto dell'inizio del basket. Qui siamo a Venezia e siamo a Eccovere, a San Girolamo, dove c'è questa partita di basket, è bello il canestro di legno, e questo, anche questo avviene, ci arriva da un archivio, ed è sono le prime competizioni degli anni 20 del basket veneziano. Io ho finito e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Giorgio, e il tempo è poco, io avrei tante domande da fare, ma le faremo un'altra volta, faremo un altro incontro su queste, soprattutto la panoramica è stata interessante, ma penso tutti siamo rimasti colpiti dalla suggestione di queste fotografie, no? Che sono delle istantanee straordinarie, devo dire. Così. Ci sarebbero tante cose da chiedere e mi astengo, insomma, ma se c'è qualcuno, se c'è qualcuno di voi mi farebbe qualcuno piacere. Qualcuno si ricorda, insomma. Mario Gallo. Alessandro, devi dire qualcosa? No, niente. È stato detto molto. Bene, basta, ecco, io una cosa allora ti chiedo, sì, tanto sì, grazie. Così è giusto fare porre una questione. Allora, abbiamo sentito parlare di tanti sport. Lascio da parte l'aspetto che ho sottolineato, questo aspetto potremmo dire quasi che ha anche un lato piacevole ma anche un lato inquietante, no? Cioè di come gli sport si inseriscono in processi di, come dire, di educazione, di disciplina da parte dello Stato, che non hanno sempre lo scopo di liberare gli individui ma invece di controllarli, no? E scherzavamo un'altra volta, dire quante biografie si scoprono nelle carte di polizia. Gli storici sono contenti perché trovano tante notizie, ma forse i contemporanei non lo erano tanto ad essere sottoposti a questo controllo occhiuto dei poliziotti che andavano a frugare nelle loro esistenze, non dobbiamo mai dimenticarcelo. Ma c'è un aspetto che dico così da appassionato di sport. Ecco. Oggi viviamo in una società ampiamente, come dire, democratica, e questo problema non si pone. Invece forse, te lo chiedo, ecco, questo problema si poneva nel periodo che tu hai così ben raccontato. Allora, all'inizio hai detto, bene, uomini, maschi, femmine, le varie cose. Però io, che su questo sono veramente del tutto ignorante, leggendo la storia dello sport di altri paesi, ci sono delle cose molto chiare. Ad esempio, non so, il canottaggio nel mondo inglese non è per tutti, ecco. Rugby sappiamo come nasce, ecco. Cioè ci sono delle differenze che oggi, per motivi di semplificazione, così per farti la domanda in 30 secondi, diremo di classe, no? Ecco. Nelle ricerche che avete fatto voi, no? Magari convoco anche te se vuoi dire qualcosa, nelle ricerche che avete fatto voi emerge questa questione, ecco, mi piacerebbe che rispondessi a questo. Assolutamente sì, tra l'altro se parliamo proprio di canottaggio sono soci della Reyer che fondano la Bucintoro nel 1882, e diciamo a proposito di borghesia, siamo in una città dove vogare si voga per forza, per vivere si voga, e si inventa il canottaggio. Nella serie i soci e gli atleti della Bucintoro non vogano in sandalo,
e neanche, esatto. E se fanno, fanno la voga all'inglese, perché molto, difatti noi la chiamiamo voga all'inglese, il canottaggio, o nella migliore delle ipotesi, e abbiamo visto gli atleti della Reier, vogano su venete, cioè venete sono iole in pratica adattate alla voga in piedi, ma c'è, ma c'è veramente una differenza, perché, ma vogliono differenziarsi anche nell'aspetto, perché noi non voghiamo per lavorare, voghiamo solo per diletto, per svago, ma si capisce benissimo questo. Tra l'altro qui ci sarebbe anche un discorso al femminile, a proposito, tra l'altro un discorso al femminile che riguarda il nostro sport principale, che è la voga. Anche qui a proposito di Viva e Gloria il nostro Leon, ma nessuno sottolinea mai che qui nelle regate, anche se non si usa il termine sport, ma sono manifestazioni spettacolari, ma le regate veneziane, abbiamo documenti dal 300, partecipano ragazzi e ragazze, uomini e donne, e nessuno si tira indietro, perché in una laguna andare da un'isola all'altra devi sopravvivere, devi nuotare e vogare, e le regate come spettacolo si fanno sempre. Curiosamente vengono un po' abolite con l'amministrazione francese e anche con l'amministrazione austriaca, ma questo è un altro discorso di famiglia, di stili, e vengono riprese da un sindaco un po' d'està, Giovanni Correr, che è un austriacante e che convince l'amministrazione austriaca a riprendere le regate. Siamo negli anni 40. Si arriva al 48, con la rivoluzione di Manin, non si faranno più regate e verranno riprese timidamente con la Biennale, nella fine dell'Ottocento, e dopo in maniera alla grande con il fascismo. Il fascismo fa vogare tutti. Proprio, ahimè, negli anni 20 fa vogare proprio tutti, nel senso che anche organizza molte regate femminili di dopolavoro, eccetera, anche in Canal Grande. Negli anni 30 il regime cambia stile, e le donne devono stare a casa, fare i figli, e i ragazzi devono vogare per prepararsi alla guerra, ma questa è un'altra storia, come dicevi prima. Grazie ancora.